Il Teramo espugna lo Zecchini di Grosseto, vendica la sconfitta dell'andata e, quello che più conta, torna ad un solo punto dalla vetta. Una prestazione accorta, giocata in crescendo e da grande squadra quella dei biancorossi, che non si sono scomposti davanti alla voglia di vincere della squadra maremmana, sulla cui panchina debuttava il neotecnico Paolo Stringara, il terzo stagionale chiamato dal patron Camilli. Ed anzi, a inizio ripresa, il diavolo sferra il colpo del KO, controllando senza grossi assidi il finale di gara. Vivarini scioglie i due dubbi principali, dando la prima maglia da titolare a Di Matteo e preferendo Caidi al rientrante Diachité. Grosseto con Lugo a sostegno di Pickelman e Torromino nel 3-4-1-2 di Stringara. I primi minuti sono di marca locale, dopo 70 secondi Torromino scalda i guantoni di Tonti. Poi ci prova Berna dopo un pregevole fraseggio con Lugo e Torromino. Tonti è ben piazzato. Al 12° entra in scena il Teramo con una prepotente azione di Luca Di Matteo, ottima la sua gara. Palla a Donnarumma che non riesce ad aggirare Baiocco. Dopo la mezz'ora attacco pregevole di Cenciarelli per la Padula che fa esplodere un destro che lambisce l'incrocio. Il Teramo insiste, al 44° Donnarumma prolunga il rinvio di Tonti, inserimento di la Padula e palla fuori di poco. Quello che il Teramo semina in questa parte di gara raccoglie al 2° minuto della ripresa. Corner di Paolo Antonio, lisciano un po' tutti e sulla linea di porta Marco Perrotta si trova un pallone comodo da spingere dentro. Primo pesantissimo gol per il difensore molisano, dai fischi con la propria Cenza a diventare match winner in Maremma dopo tante ottime prestazioni, sembra passato un'eternità. Un entusiasmo di cui è vittima Vivarini, travolto dall'esultanza del giocatore. Teramo padrone del campo, 7° la Padula pescato in profondità, non inquadra la porta. Dopo 4 minuti ci riprova l'ex sammarinese sul traversone di Paolo Antonio, fuori di nuovo. Il Grosseto si rifà vivo con il tiro di Longo, rimpallato in angolo, ma il Teramo controlla, argina bene le folate grossetane, tremando al 32° quando Berna pesca Torromino che insacca, azione vanificata da una segnalazione di offside che le immagini non aiutano a decifrare. Vivarini inserisce Petrella, ma sulle bocchi per Cenciarelli, Donnarumma e Di Matteo, il diavolo serra le fila e concede solo il colpo di testa al neo entrato e neo acquisto Fofanà. La torsione dell'ex lancianese certifica la vittoria biancorossa, il Teramo continua a sognare e dimostra di non soffrire affatto di vertigini, la scalata al vertice continua.